C'è un po' d'amarezza per questa partita perché abbiamo affrontato una squadra forte come il Kirk, che però sicuramente era la nostra portata e non era imbattibile. Infatti il risultato finale lo dimostra, visto che appunto abbiamo perso 1. Probabilmente abbiamo iniziato un po' sottotono perché all'inizio abbiamo subito diverse reti dal centro e quindi magari ci voleva un po' più di compattezza in difesa. E niente, poi dopo pian piano siamo riusciti a riprenderci, però nel secondo tempo abbiamo subito poi un break di 5 gol di scarto e quindi è stato difficile rincorrerle fino alla fine e abbiamo concluso appunto con una rete di scarto. Siamo anche un po' deluse dall'esito della partita perché appunto dobbiamo considerare tutti gli errori fatti. E niente, adesso questa era la quinta partita di una serie appunto ininterrotta che abbiamo fatto da un mese a questa parte e adesso abbiamo uno stage con la nazionale e poi un periodo di pausa prima di riprendere tra qualche settimana. Quindi nel frattempo lavoreremo sugli errori e speriamo appunto che le prossime partite le affronteremo con uno spirito diverso sin dall'inizio. Sicuramente non è andata questa partita come volevamo. Volevamo vincerla e invece abbiamo perso 1, lasciando indietro molte possibilità da sfruttare magari durante la gara per poter essere avanti noi. Ma abbiamo fatto molti errori in difesa, soprattutto nel primo tempo, anche dal punto di vista dei portieri. Penso che abbiamo avuto anche un inizio un po' lento, poca concentrazione, poca carica e niente, poi il secondo tempo non ci è bastato per riprendere quello scatto che c'erano fatto all'inizio del secondo tempo e così è finita. Ci lavoreremo sicuramente con più impegno e con più concentrazione nei prossimi allenamenti, prima con la nazionale che ci sarà in Finlandia per uno stage e poi eventualmente con gli allenamenti che facciamo a Roma per poter vincere le partite finite.